Allora, Micaela, adesso ci fai un regalo. So che hai tanti impegni. Quanti impegni hai? Devi fare Andrea Chenier a Parigi. Sì. Poi Madame Butterfly, dove? Madame Butterfly a Berlino, Aida a Londra, poi devo andare a San Francisco di nuovo con Aida, a Vienna con la Forza del Destino, insomma un tour europeo molto importante. Bello. Mondiale? Sì. Mondiale? Sì. Ci regali qualche cosa, ti accompagni al centro? Volentieri. Adesso Matteo Beltrami ti aspetta. Avete visto che si è cambiata per l'occasione? Voi mi raccomando, discutete, avete già discusso sui cantanti da selezionare, sui due cantanti. Che cosa ci fai ascoltare? Sono romana, Tosca. Tosca. L'aria del secondo l'aria atto. Vissi d'arte, vissi d'amore. E quando Tosca si manifesta, una specie di testamento, dice io ho vissuto d'arte e d'amore davanti a questo fetente di scarpe, questo governatore che voleva a quello farla sua. Finalmente esce fuori il carattere di Tosca, di però Tosca, sì, veramente sì. Si rivela come personaggio. E lì Puccini ha compiuto un miracolo. Un miracolo. Tra i tanti miracoli che ha fatto. Che emozione.
Che emozione. Bravo, bravo, bravo il maestro Matteo Beltrami, l'orchestra di Roma, bravissimo. Devo dirti una cosa, tu non ti sei vista, ma hai un primo piano stupendo. Ah, meno male, ho un futuro televisivo. Televisivo stupendo. Vai, vai dalla giuria, vai dalla giuria.